L'amor che me vien chiere, agora viene, l'amor che vien me. Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio appena pubblicato da Clueb dal titolo Il comune medievale, istituzioni e conflitti politici, secoli XII-XIV, a cura di Lorenzo Tanzini, che abbiamo il piacere di avere nostro graditissimo ospite e che meglio di chiunque altro può parlarci di questa pubblicazione. Prego Lorenzo, a te. Buonasera, buonasera a tutti, grazie Maurizio, grazie Italia Medievale. Questo è un volume che insieme con i vari autori abbiamo pensato essenzialmente per gli studenti. Un volume pensato per lavorare sul comune medievale nelle aule universitarie. Evidentemente è rivolto a tutti, però con una speciale attenzione agli studenti. E questo perché, insieme con altri studiosi e docenti di storia medievale, abbiamo riscontrato come il tema del comune medievale sia certamente presente nel percorso di studi degli studenti di lettere e di storia, ma che lo sia sempre in chiave molto narrativa, cioè la storia politica dei comuni italiani nei secoli dal XII al XIV è uno dei temi che si affrontano in tutti i corsi di storia medievale, ma al di là della narrazione, al di là delle vicende, dei regimi, delle vicissitudini politiche dell'Italia in quei secoli, gli studenti fanno fatica a entrare in una comprensione un poco più profonda delle strutture, delle istituzioni, del funzionamento, della vita pubblica in un contesto comunale. E allora questo libro intende fare questo, centrare la propria attenzione sulla vicenda del comune italiano tra il XII e il XIV secolo, provando a coglierne gli elementi centrali più caratteristici, soprattutto nel rapporto tra le istituzioni, tra le strutture formali e la lotta politica e le tensioni sociali. Quindi mostrando il comune medievale come una grande officina di idee, di soluzioni, di strumenti che servono per gestire il conflitto e per gestire le relazioni politiche. Ecco che quindi il volume affronta il comune da questo punto di vista. Ci sono vari saggi, io ho coordinato un gruppo di studiosi, il primo saggio, quello di Massimo Vallerani, delinea un po' la cornice generale sugli assetti istituzionali del comune tra il XII e il XIV secolo. Poi viene il saggio di Alberto Luongo, che si occupa di tutto quello sfondo associativo, tutte quelle forme di organizzazione della società che precedono e accompagnano la formazione delle istituzioni pubbliche comunali. Poi c'è un saggio molto bello di Paolo Grillo e di Daniele Bortoluzzi su il tema del conflitto, cioè come si manifesta il conflitto politico nella storia comunale, non nel racconto, ma proprio nelle strutture. Quindi un mio contributo sul tema del prendere decisioni, cioè su come le istituzioni comunali organizzano il processo di decisione collettiva, come si fa a far emergere un'iniziativa dal confronto di diversi soggetti, e poi un capitolo conclusivo che collega la vicenda a ciò che avverrà nei secoli successivi. E speriamo che questo sia un modo di affrontare la storia comunale che i lettori possano trovare utile e interessante. Beh, l'epopea comunale, soprattutto in Italia, dove peraltro credo, se non dico fesserie, che non sia nata, ma sia arrivata, perché mi pare che i primi tentativi furono francesi. Allora, è una giusta osservazione. Se noi parliamo di forme di espressione politica di una collettività urbana, certamente questo tema è europeo, anzi il termine comune viene usato in chiave anche molto negativa da alcune fonti celebri nella Francia settentrionale tra XI e XII secolo.
C'è una peculiarità molto forte delle esperienze comunali italiane, cioè che la vita pubblica dei comuni italiani dalla fine dell'undicesimo secolo in poi manifesta una capacità di azione politica molto alta, molto elevata. È come se fosse sempre rimasta in Italia l'idea secondo cui la collettività urbana è in qualche modo depositaria dell'autorità pubblica, dell'autorità pubblica nel senso più pieno, non semplicemente di un organizzarsi di persone, ma proprio di sede in cui viene gestita il pubblico, l'autorità pubblica nel senso più lato, sia come gestione dei beni, sia come gestione del materiale, dello spazio, sia proprio come decisione politica. E per questo abbiamo centrato il nostro discorso sulle istituzioni, perché c'è una vocazione, potremmo dire, al governo che è molto spiccata, molto chiara e anche precoce nelle esperienze italiane. Sì, fra l'altro è una parabola, no? Perché dall'apparizione del primo, diciamo che si può definire comune, poi c'è un fiorire di comuni, soprattutto per quello che riguarda l'Italia centro-settentrionale, perché la realtà del sud invece. Certo, sì, anche qui è un po' un tema simile, cioè noi abbiamo voluto escludere per principio le vicende cittadine dell'Italia meridionale, ma abbiamo scelto di concentrare l'attenzione sull'Italia centro-settentrionale proprio perché lì questa connessione stretta tra la collettività dei cittadini e la gestione della cosa pubblica è chiara. È diretta. Nell'Italia meridionale esiste una storia molto importante che tra l'altro in questi ultimi anni è oggetto di approfondimenti molto innovativi di centri urbani inseriti all'interno di una compagine regia che trovano, negoziano spazi di autonomia. Però lì l'autorità pubblica è in qualche maniera in condominio tra un'autorità regia molto presente e una collettività cittadina vivace. Nel mondo comunale, e Vallerani lo spiega bene nel primo capitolo del volume, si viene a creare, certo non da un momento all'altro, ma si viene a creare questa vocazione pubblica, ecco, della dimensione cittadina. È un fenomeno davvero interessante anche perché offre diverse visioni, no? E ogni comune si può dire che ha le sue peculiarità e anche una serie di istituzioni che invece si possono considerare identiche cambiando comune, cambiando sede. Sì. Quindi, e in più sono quei secoli centrali del Medioevo che vedono anche l'esplosione della ricchezza cittadina e della borghesia cittadina. Quindi un punto di vista e di osservazione davvero interessante. Sì, l'interesse è enorme, infatti è grande la tradizione di studi. La fatica, e qui di nuovo provo a tornare allo sguardo degli studenti, la fatica è spesso quella di occuparsi o di raccontare, di approfondire un mondo di varietà debordante e in una certa misura anche scoraggiante. Chiaro che in questo moltiplicarsi di circostanze diverse a seconda dei luoghi si perdono un po' le categorie e l'orientamento. Quello che abbiamo tentato di fare in questo volume è quello di seguire un fenomeno nel suo complesso. Quindi noi troveremo moltissimi esempi singoli, ma non trattazioni divise per casi, divise per località, per città. Il nostro fuoco è sui fenomeni. E poi questi fenomeni a livello, diciamo, complessivo si leggono seguendo una serie di esempi, una serie di spunti che vengono ora da un comune, da un altro. E in effetti questi orientamenti comuni è facile trovarli. L'importante è non pensare in maniera troppo rigida, cioè
In passato si è immaginato che la storia comunale si potesse descrivere come la successione di una serie di fasi che descrivono le caratteristiche dei regimi. Quindi tutti gli studenti hanno un po' imparato la fase consolare, la fase podestarile o podestarile consiliare, la fase popolare, quella signorile. Ecco, queste sono forme un po' rigide che esprimono non tanto una successione di fasi cronologiche, quanto piuttosto modi diversi di rispondere alle medesime esigenze. È come se il comune vivesse sempre in una situazione di emergenza e quindi avesse sempre la necessità di elaborare forme nuove. E a proposito di questo, è un po' lo stesso discorso anche nel capitolo che riguarda la conflittualità, e Grillo e Bortoluzzi mostrano bene come ci siano questi due livelli di conflittualità che si intrecciano, si confondono nella storia comunale, cioè una conflittualità tra i ceti militari, cioè della generazione del fine XI e XII secolo, i cosiddetti milites, quella che se vogliamo possiamo chiamare l'aristocrazia urbana, che ha un peso cruciale nella nascita del comune, e i ceti nuovi, effetto di quella crescita economica di cui tu dicevi. E questo è un primo livello, la conflittualità tra milites e popolo, che esplode già al passaggio tra XII e XIII secolo, si manifesta molto bene nel XIII. E poi ci sono le conflittualità di natura diversa, quelle tra le parti, che sono abbastanza tipiche del mondo militare, cioè del ceto dei milites, però hanno degli effetti globali. E anche lì questa suddivisione Guelfi-Ghibellini si è raccontata in maniera molto rigida. E Paolo Grillo, non per nulla, uno dei maggiore esperto di questi temi nella storiografia italiana dei nostri anni, rimette le cose in chiaro, o perlomeno le mette in un modo chiaro nella loro complessità. Quindi un volume che sì, è rivolto agli studenti, ma che dovrebbero leggere tutti perché è veramente interessante il periodo, l'evoluzione di tutto quel periodo e soprattutto i nomi che mi hai fatto degli autori sono garanzia di grande qualità perché li conosciamo, almeno noi appassionati del Medioevo, li conosciamo molto bene. E quindi io vorrei ricordare il titolo in modo che possano correre in libreria ad acquistarlo, ed è Il comune medievale, istituzioni e conflitti politici, secoli XII-XIV, a cura di Lorenzo Tanzini, che è stato nostro ospite, appena pubblicato da Clueb. Sono 224 pagine a 18 euro, quindi anche una spesa assolutamente abbordabile anche dalle tasche meno abbienti. E che io consiglio vivamente di comprare per scoprire il vasto mondo dei comuni italiani nell'arco di quei 2 secoli così decisivi per la nostra storia. Io ti ringrazio tantissimo, Lorenzo, di questa presentazione. Grazie a voi, grazie a voi. Figurati. E invito tutti i nostri ascoltatori a continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove troveranno insieme a questa videopresentazione anche tutte le altre che abbiamo realizzato fino ad oggi. Grazie ancora e alla prossima. Arrivederci. L'amor che me viene, oh, l'amor che me viene. L'amor